dedicato appunto ai 30 anni di rifondazione, che si intitola Rifondazione Comunista, dal movimento dei movimenti alla chiusura di Liberazione, storia di un partito nella crisi della sinistra italiana. E qui direi che c'è tutto quello che si è vissuto, che stiamo vivendo abbastanza drammaticamente in questo momento. Io la faccio breve, lascio la parola a Sergio e poi, vabbè, finita l'esposizione, la relazione di Sergio, chi vorrà potrà venire qui e scegliere i libri che sono a disposizione. Ne ho due bauli pieni. Sì. Quindi, allora, prego Sergio Dal Masso. Allora, tanto vabbè, un saluto a tutti, anche a quelli che non conosco, ma parte delle persone qui non ho mai visto, quindi è un piacere vederci oggi. Io ho scritto nel lontanissimo 2001, pubblicato nel lontanissimo 2002, la storia dei primi 10 anni di Rifondazione. Era un libro che è finito, sparito, eccetera, eccetera, che ho ripubblicato in modo artigianale in questo quadernino che vendo a prezzo stracciato. Questa è una pubblicazione molto spartana, come potete vedere, insomma, che racconta i primi 10 anni di Rifondazione, partendo però dagli ultimi anni del Partito Comunista, quindi dal 1987 di fatto. È uscito al congresso, non è ancora in libreria, per tempi che credevo fossero più brevi, dovrebbe essere in libreria tra non molto, questo secondo volume, ma hanno anche fatto la copertina colorata, che racconta gli anni dal 2001 al 2011, che sono anni positivi, negativi, eccetera, eccetera. Il tentativo di racconto, pronto, non posso, scusate, non posso. Chi sei? Chi sei? Ci sentiamo dopo le 8, scusa. E allora, il tentativo è di raccontare molto semplicemente le vicende di questo partito, tenendo conto che ritengo sia forse l'ultimo tentativo di avere una sinistra a questo paese, con tutte le sue contraddizioni, eccetera, e di collocarlo un po' nelle vicende politiche che sono accadute dal 91 in poi, quelle che volgarmente alcuni chiamano la seconda Repubblica. Ho sempre pensato che la prima fosse brutta, ma la seconda è infinitamente peggiore rispetto alla prima, credo che siamo d'accordo tutti su questo, insomma. Il racconto è abbastanza piano, abbastanza fattuale, rimane proprio deluso chiunque si metta lì a cerchi se uno ha simpatie per Bertinotti, per Cossutta, per Garavini, per Libertini, per questo, per quell'altro. Sono usciti molti libri su Rifondazione, di cui faccio l'elenco nelle prime pagine. Alcuni sono libri profondamente polemici, uno in particolare pieno di livore contro questo, contro quello, di uno che è stato senatore per 2 volte. Altri sono libri in cui ci si rimpalla il merito di avere costruito Rifondazione, l'ha costruita Cossutta, no, non l'ha costruita Cossutta, l'hanno costruita altri, eccetera, eccetera. Altri sono libri che danno una interpretazione molto netta da un punto di vista di parte, diciamo. Questo tenta semplicemente di essere un racconto, in modo che chi abbia voglia di vedere cos'è successo nell'anno tale, nel mese tale, cosa ha detto tale, eccetera, eccetera, lo possa trovare qua. Tra l'altro questo secondo libro, il primo, no, ha anche l'indice dei nomi, quindi potete fare le statistiche di quante volte ha citato Bertinotti, quante volte Ferrero. Bertinotti vince su Ferrero, 90 erotti a 70 erotti, Grassi 40 erotti, Maciò 0, tanto per intenderci, insomma. Il primo libro parte dagli ultimi anni del Partito Comunista. Ci sarebbe dovuta essere anche una parte su DP, Democrazia Proletaria, ma quello che doveva scrivere non l'ha mai scritta, cosa che accade sempre, no? Tu dici in 6 mesi dobbiamo fare una parte a testa, l'altro non te la fa, tu resti lì, vedo, eccetera, eccetera.
parte dal PC perché c'è una sciocchezza che si continua a dire, insomma, crolla l'Est, crolla il muro di Berlino, crollano i paesi dell'Est, l'Unione Sovietica va in crisi dopo l'89, eccetera, eccetera. Occhetto improvvisamente alla Bolognina decide che bisogna cambiare nome, cambiare simbolo e altro. Il processo mi è sembrato un pochettino più lungo, insomma. E quindi questo primo libro, questo affarino qua, che adesso ho ristampato in questo modo, parte dal PC, dal fallimento dell'ipotesi berlingueriana di compromesso storico che non si attua mai, lo sapete, neanche nei governi di unità nazionale 76-79, da cui il PC esce con le ossa rotte. C'è un tentativo berlingueriano di lieve modificazione di linea, possiamo vedere se è strategica, se è tattica o meno, ognuno la pensa come vuole, che si incardina soprattutto su due fatti: la Fiat nel 1980, in cui Berlinguer tenta una spallata, cosa che poi viene contraddetta dall'accordo che viene siglato poco tempo dopo, che produce una sconfitta operaia epocale per molti aspetti. Siamo nell'autunno del 1980, Berlinguer va ai cancelli, dice: qualora gli operai occupassero il Partito Comunista con il suo peso, la sua forza, la sua storia, la sua tradizione, la sua linea, sarà con i lavoratori, eccetera, eccetera. Poi purtroppo c'è un accordo che è una sconfitta frontale. E vi ricordate nella forte polemica contro Craxi sulla questione del 1984 del taglio di 4 punti di scala mobile. C'è un atto governativo unilaterale sostanzialmente che viene contraddetto e sul contenuto e sul modo in cui viene fatto. È l'ultima battaglia di Berlinguer. Berlinguer, cosa insolita per un segretario nazionale di un partito allora così grande, oltre il 30%, è alla Camera continuamente, presenta emendamenti, interviene anche su piccole cose contro l'accordo del 14 febbraio 84. Sapete che Berlinguer muore nel giugno in quel modo tragico, eccetera, eccetera, che suscita emozione. È la volta in cui il PC per pochi voti supera la Democrazia Cristiana nelle elezioni di poco tempo dopo. Tenete conto, non è una visione di parte, che Berlinguer ha anche questi ultimi tentativi, ha nel partito un'opposizione molto forte, che è l'opposizione di destra, testimonianza di Magri, Luciana Castellina, quei del PDUP che alcuni ricorderanno. Quando Berlinguer ha un incontro con loro dice: entrate nel partito perché mi date una mano in questi tentativi che io faccio, perché sono in minoranza quasi sempre davanti alle ipotesi più moderate, Napolitano per intenderci, Macaluso e altri, insomma i cosiddetti miglioristi poi verranno chiamati. Quando Berlinguer lancia il referendum che si terrà nel 1985 contro il taglio di 4 punti di scala mobile, una parte dell'allora Partito Comunista non muove foglia e la CGIL con il segretario Lama si muove in modo formale, molto cauto, insomma si muove gli ultimissimi giorni in modo insufficiente rispetto alla portata di quell'atto, che segna una sconfitta molto forte. Tra l'altro, lo dico anche nel libro, è il primo atto in cui si vede come le fabbriche del nord, in particolare Lombardia e Veneto, abbiano oramai una collocazione molto diversa. Si vedrà con il voto politico che andrà quasi interamente alla Lega in quelle aree, purtroppo, quando le fabbriche erano state un luogo, insomma, senza fare miti, in cui il PC aveva avuto un peso notevole. Ora, dopo la morte di Berlinguer si hanno posizioni molto diverse nel partito, si fa una scelta tattica di eleggere come segretario Alessandro Natta, ligure, eccetera, eccetera. Ricordo che un vecchio quadro del Partito Comunista, una visione di continuità togliattiana, diciamo, rispetto alla storia del partito, una mediazione fra spinte sostanzialmente differenti. Sono gli anni in cui il Partito Comunista inizia a perdere seccamente voti, viene sconfitto alle regionali dell'85 e in particolare alle politiche dell'87. Il libro riporta anche i numeri, i dati, le percentuali, questa roba è per chi si diverte su quello. Dopo le elezioni dell'87 gli viene affiancato come vice segretario Achille Occhetto.
che nella storia del Partito Comunista si era collocato nella sinistra di questo partito, anche se in modo un pochettino moderato, non aveva mai rotto, diciamo, ma si era collocato in particolare negli anni 50 nella FIGC su posizioni che allora venivano chiamate ingraiane per alcuni aspetti, quindi sembra una scelta di quel tipo. L'anno dopo, 88, nata un piccolo infarto, che è una delle scene che ritengo più tristi eticamente nella politica nostra, che insomma eticamente non ha più assolutamente nulla. Questo gruppo di 40-50enni, eccetera, eccetera, va da Natta e gli dice dimettiti. Natta lo fa, mantenendo poi sempre un odio anche personale verso Achille Occhetto, che verrà sempre fuori. I giudizi di Natta su Occhetto sono giudizi di una durezza profonda, insomma. Occhetto inizia, insomma, questa sua segreteria, che durerà alcuni anni, con una modificazione abbastanza netta, accento alcuni elementi di modificazione nel PC. Elemento numero uno: se voi leggete i documenti, io me li sono letti, compatitemi, per fare queste robe qua, dei congressi del PC, dei comitati centrali, di queste robe qua, trovate che l'elemento cosiddetto di classe, che nella tradizione comunista era sempre stato quello centrale, problemi internazionali, il lavoro, la struttura, eccetera, eccetera, tende a essere sempre meno considerato, sempre meno centrale. Anche in DP, per chi era in DP, c'era il discorso della centralità operaia, qualcuno ricorderà probabilmente questi temi, no? Le alleanze sociali si facevano avendo un centro che era la contraddizione di classe, sostanzialmente. Inizia, quando lo vedete nei congressi, nei convegni, nei documenti, negli scritti sull'unità, eccetera, eccetera, una tendenza per cui si inseriscono motivi, diciamo, completamente nuovi per alcuni aspetti. Compaiono molto fortemente il tema della pace, la non violenza, la questione di genere, tutti i temi di importanza estrema, per intenderci, ecco, non sto sottovalutando nulla di questo. L'ecologia, sono tematiche che vediamo anche oggi, sono centrali, pensiamo all'ennesimo fallimento di quelli che si vedono, se la contano per alcuni giorni e poi tutto rimane come prima o peggio. Ma il problema che viene sollevato da alcuni è uno, che appunto manca questa lettura di classe delle questioni; due, che una lettura marxista delle contraddizioni, termine che insomma si usa sempre, scompare quasi completamente; tre, che c'è un pasticcio teorico, un insieme di elementi teorici che perdono qualunque connotazione precisa, non si comprende che cosa sia il PC in quel tempo, no? Sapete che ci sono sconfitte elettorali continue, sostanzialmente, che giungono al 1989, che si accompagnano anche a una perdita di tesserati, iscritti, eccetera, insomma, che portano nell'89 a trovare questo partito davanti al crollo dei paesi dell'est con una posizione che già si è modificata profondamente. Non faccio alcun mito sul prima. Alcuni elementi: l'89 è il bicentenario della grande rivoluzione francese. La interpretazione che il PC dà e di mettere in luce particolarmente gli elementi, diciamo, liberal e democratici di questa rivoluzione, a scapito della tradizionale interpretazione della storiografia marxista, che aveva messo maggiormente in luce gli aspetti sociali. La seconda fase, diciamo, la prima, i diritti dell'uomo, poi quella successiva, in cui emergono elementi di classe con tutte le contraddizioni che sappiamo, no? Quando c'è una donna che dice ci vuole parità fra uomo e donna, le tagliano la testa, tanto per intenderci, no? Quando i neri ad Haiti insorgono perché c'è la parità fra gli uomini, i diritti per tutti gli uomini, ammazzano i neri, ecco, quindi insomma siamo sempre davanti a questi elementi. Comunque insomma c'è questo, no? Viene letta molto fortemente, se leggete la stampa comunista di quel tempo, la storiografia comunista di quel tempo, in questo modo. Due, non sono io che devo difendere Togliatti, non ho proprio questa storia, come insomma ci conosciamo un pochettino con alcuni, ma i riferimenti su Togliatti cominciano a essere profondamente critici,
non da un punto di vista che un pezzo di storiografia di sinistra aveva sollevato in altri anni, l'Unità Nazionale, Salerno e queste robe qui, ma su altri elementi. Insomma, Togliatti viene fortemente attaccato, fortemente accusato. L'elemento simbolico è che il settimanale Rinascita, che per anni ha avuto diretto da Palmiro Togliatti fino al 64, dopo il 64 era fondato da Palmiro Togliatti, perde questo sottotitolo, rimane il titolo Rinascita. Tre, c'è un inserimento profondissimo di elementi sostanzialmente liberali sulla stampa del Partito Comunista, nei convegni eccetera eccetera, sono sempre più comuni i riferimenti a teorici liberali. Chi era nel PC allora ricorda che Dahrendorf, un teorico liberale, diventa una specie di maestro che ci deve seguire e altro. Insomma, viene messo in discussione anche l'ultimo Berlinguer. Insomma, c'è una serie di critiche molto forti e molto nette a Berlinguer, soprattutto perché Berlinguer, accentuando la polemica contro il Partito Socialista e contro Craxi, qualcuno ricorderà un congresso del PSI in cui Berlinguer andò alla tribuna e venne fischiato frontalmente, no? E Craxi disse: non ho fischiato Berlinguer per un solo motivo, perché non so fischiare, frase che pochi mesi dopo Berlinguer morì, spero di cui si sia pentito, insomma. Ma insomma, viene messa in discussione anche questa questione, questo Berlinguer troppo netto nelle polemiche contro i socialisti, che tende a chiudere il Partito Comunista, che tende a sollevare quell'elemento, la differenza dei comunisti, vi ricordate, la differenza etica, la differenza politica, noi siamo diversi rispetto agli altri perché eccetera eccetera. C'è la famosa intervista a Scalfari su Repubblica, no? Quella in cui dice: tutta l'Italia ormai è nelle mani di una cricca di gente, tutti i concorsi sono truccati tranne quello vostro. Tutti i concorsi sono truccati, non c'è incarico che venga dato nelle banche, nelle università, la TV è nelle mani, eccetera eccetera. Insomma, qualcuno sostiene che in questa intervista ci fosse, accanto all'attacco a Craxi, anche una qualche venatura di polenta contro alcuni settori del suo stesso partito, no? Partiti sempre di più sono sempre meno portati a questioni sociali complessive eccetera, sempre più portati a dividersi i poteri, a essere forme di sottopotere. Insomma, quindi c'è un elemento di questo tipo. C'è un'opposizione interna al PC in questi anni molto debole. In un congresso, quello dell'87, vi sono alcuni emendamenti, alcuni ordini del giorno che vengono portati. C'è quello di Luciana Castellina, per intenderci, sulla questione nucleare, che solleva la grande questione ambientale. Siamo prima di Chernobyl e questa viene bocciata, anche se per pochi voti, dimostrando una divisione nel partito su una tematica così grossa. Ce ne sono alcuni sull'elemento della pace, dei missili, altre faccende di questo genere. Però l'unica opposizione reale politica è quella che fa Cossutta. Anche qui ognuno ha la propria storia, eccetera. Armando Cossutta è stato un elemento, per alcuni aspetti, anche amendoliano negli anni 50, alcuni a Milano gliene vogliono perché modificò tutto il gruppo dirigente del Partito Comunista milanese dopo il 1956, emarginando tutto il lato, diciamo, partigiano, più rigido, più duro, più, con le virgolette, stalinista. Questo periodo piega molto fortemente sulla questione dell'URSS, del legame con l'URSS, della fedeltà verso l'URSS, e inizia dal 1980, quando il Partito Comunista esprime una forte critica sulla questione polacca, e quando c'è quella famosa intervista di Berlinguer alla tele in cui Berlinguer dice: si è esaurita la spinta propulsiva che veniva dai paesi dell'est, eccetera. Cossutta parla espressamente di uno strappo rispetto alla tradizione e alla storia del Partito Comunista e inizia a costruire oggettivamente una propria corrente interna, con tutte le difficoltà nel PC, in cui vi ricordate, chiunque tentasse una visione correntizia interna era emarginato e altro. Da vita una rivista prima, una rivista su problemi internazionali che si chiama Interstampa poi,
da vita un'associazione culturale marxista che raduna molti esponenti del mondo culturale, facciamo parte Jay Monat, Donini, Aristarco, credo, insomma tutta una serie di persone, di storici anche importanti, Oldrini e gli altri, insomma, che tenta di sollevare il problema di una difesa di un marxismo che in molti casi è un marxismo piuttosto ortodosso sostanzialmente, no? Davanti a... Cossutta fa un atto abbastanza inusuale nel Partito Comunista, in un congresso pre-89, presenta un documento di minoranza, cosa che nel PC era completamente impensabile, no? Nel PC c'è stata per tutta la storia la questione siamo uniti eccetera eccetera, cosa che non era vera perché sono passate differenze di posizione molto nette, perché dopo il 66 si emarginò tutta una componente, marginò anche dal punto di vista fisico, no? Licenziando gente eccetera eccetera, insomma, togliendola da incarichi anche significativi, ma insomma fa questo atto, la sua mozione prende il 3% al congresso del partito, mi pare dell'89. Anni dopo Cossutta, che io ritengo fosse una persona di grande intelligenza politica, molto migliore di quelli che venivano chiamati cossutiani, come spesso accade in questi casi, insomma, dirà: io ho avuto torto nell'oppormi a Berlinguer sulle valutazioni sui paesi dell'est, però ho avuto il merito che non hanno avuto altri, che si riferiva a Ingrao, Garavini eccetera eccetera, di sollevare il problema della radice di classe del nostro partito che veniva cancellata completamente dalla politica che veniva fatta, cioè le questioni sociali vengono abbandonate. Sono stato l'unico che dietro a questa posizione, che partiva dalla fedeltà all'Unione Sovietica, ai problemi internazionali eccetera eccetera, sollevava il problema di mantenere questa radice di classe, questa natura classista del Partito Comunista. Quando accade insomma, la dichiarazione famosa di Occhetto nel 1989, siamo a novembre 89, questa dichiarazione di Occhetto, probabilmente già pensata prima, c'è già qualche articolo in cui si solleva il problema del nome, del simbolo, la faccia e martello, viene vista come una sorta di remora, bisogna levarsela dai piedi, eccetera. Occhetto fa questo atto in un modo simbolico, c'è un parallelo con Gorbaciov e la perestroica, no? Gorbaciov aveva lanciato la perestroica in un incontro, credo a Mosca, con i reduci della seconda guerra mondiale, una grande guerra nazionale patriottica, 20-22 milioni di morti in Russia, difesa della patria, socialista, eccetera. Occhetto lo fa davanti al mondo partigiano. La Bolognina è il luogo a Bologna dove si era combattuta una battaglia enorme in cui, dicono le cronache, un gruppo di partigiani aveva resistito a truppe tedesche molto più forti, con armi, con mezzi blindati e altre faccende di questo tipo. Quindi c'è lo stesso valore simbolico per alcuni aspetti che trovate nella posizione di Gorbaciov. La dichiarazione di Occhetto è molto netta, dice: davanti ai fatti che sono accaduti, al crollo dei paesi dell'est eccetera, noi mettiamo in discussione il nostro nome, il nostro simbolo eccetera, dobbiamo ricostruire una forza di sinistra e altro. Tenete conto che l'Unità il giorno dopo non pubblica questo in prima pagina con un titolone enorme, ma lo pubblica in prima pagina ma di angolo sostanzialmente, no? Dando poco spazio a questo. In Occhetto c'è la convinzione di fare una operazione politica che vada in porto con grande facilità. Tenete conto, ripeto magari cose che ho già detto altre volte, che nel 73 Berlinguer lanciò il cosiddetto compromesso storico con tre articoli sulla rivista teorica del Partito Comunista, senza incontrare di fatto opposizione, c'era qualche voce critica all'interno che però rimase tale. Qui c'è una sollevazione enorme che parte dalla identità, parte dal nome, parte dal fatto che per milioni di persone in questo paese il PC, a ragione o a torto, sia stata una forma di vita sostanzialmente, non sia stato un pezzo della propria storia, della propria vita familiare e non solo.
si crea immediatamente un movimento che viene chiamato il movimento degli autoconvocati, che parte dal basso, sono gruppi che senza neanche un leader, senza neanche una forma organizzata, iniziano a protestare contro questo. La forma più netta è che alla direzione successiva del Partito Comunista, davanti alla fede, vi sono centinaia di persone che insultano i dirigenti, che entrano, danno manate sulle auto di questi, che entrano, lanciano parolacce, eccetera, eccetera. Secondo atto che alcuni dirigenti immediatamente dicono: noi non siamo d'accordo su questo. Lo fa Cossutta, e probabilmente Occhetto aveva in testa che sarebbe stato un bene che Cossutta si levasse dai piedi, no? Si leva dai piedi, fa un partitino che prende il 2% dei voti, ci leviamo dai piedi l'accusa di essere filosovietici, legati alla storia dell'Unione Sovietica, a queste robe qua, insomma. Ma lo fanno altri, lo fa Ingrao, lo fa Garavini, lo fa Libertini, su cui ho scritto un libro che nessuno compra, eh? E no, è andata male Libertini. Il Rosa Luxemburg lo comprano tutti, Libertini non lo compra nessuno. Così capita. Come, che so io, Nutella, Nutella la comprano tutti, tu metti vicino un altro cioccolato che non è Nutella, non lo prende nessuno. Capita quella roba. E comunque, c'è questa opposizione piuttosto forte che si manifesta in modo molto netto, e che si manifesta anche con le lettere all'Unità. L'Unità filtra follemente le lettere, c'è una polemica molto forte contro l'uso che l'Unità fa. L'Unità negli articoli, nei titoli, nelle dichiarazioni è tutta a favore della svolta di Occhetto, viene detto non tiene conto di quello che è il sentimento che dalle sezioni, dalla base, dai vecchi militanti viene fuori. Io questo librino riporto alcune delle lettere all'Unità, alcune sono strazianti. La più straziante è: nella mia vita ho pianto tre volte, quando è morto mio padre, quando è morto Berlinguer, quando Occhetto ha detto che non dovevamo più chiamarci comunisti. Altra lettera: se avessi avuto una pistola avrei sparato ad Occhetto quando ha detto che non dovevamo più essere comunisti. C'è gente che per scrivere viva il Partito Comunista nelle carceri fasciste ha usato il proprio sangue, e così via. C'è un sentimento di essere privati di qualcosa, in molte lettere trovate proprio questo sentirsi nudi improvvisamente. Noi puoi levare tutto, ma non puoi levare il fatto che noi siamo comunisti. La mia famiglia è sempre stata comunista, mio nonno, mio padre, mia madre, eccetera, eccetera. Noi abbiamo dato tutto al partito e ora ci troviamo. Io dico a tutti che una visione molto interessante, tra l'altro viene rimasterizzato nei prossimi mesi, verrà dato in primavera al cinema, è un film che Nanni Moretti ha fatto. Nanni Moretti può essere simpatico o antipatico, non ne frega niente. Ma fece un film, La Cosa, in cui mise la telecamera nelle sezioni, tra l'altro a Genova, che però io non l'ho visto, non conosco le persone perché sono, come sapete, foresto. E, insomma, mette lì, cioè, ci sono i militanti, le militanti che parlano, no? Io sono d'accordo, bisogna fare questo perché è la novità, io non sono d'accordo perché, eccetera, eccetera. Insomma, fa Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Genova, credo Napoli, insomma c'è una panoramica che forse varrebbe la pena, magari anche in 10 tra noi, di, che so io, rivedere, commentare, perché è un film di grande importanza da questo punto di vista. Hanno fatto vedere una parte in televisione. Davvero? Sì, una volta hanno fatto vedere la Polonina con Occhetto. E poi hanno inserito una parte di questo film, tempo fa. Adesso dirti in che sì, sì, comunque lo danno in primavera al cinema, ecco. Dovrebbe uscire a marzo-aprile, credo, insomma, non tardi, ecco. Allora, c'è quindi questo. Sapete che si hanno i due congressi, quello del 1990 e quello del 1991, in cui sostanzialmente, insomma, le posizioni di Occhetto prevalgono con larga maggioranza. Fra il primo e il secondo avviene un fatto, quello che Cossutta chiama scissione silenziosa, cioè una fetta consistente di
iscritti, non si iscrive più, sono oltre 100.000 sostanzialmente, non una cosetta, perché non ritengono che la battaglia sia persa, che non valga neanche la pena di andare ai congressi, eccetera. Insomma, c'è un calo molto netto da questo punto di vista. Sapete che a Rimini, il congresso di Rimini, finisce il 3 febbraio del 1991, una netta maggioranza prova questo, c'è il fatto che alcuni dirigenti in grado particolare si assumono un'altra volta la ennesima responsabilità, in grado ha perso molte occasioni importanti nella propria vita, di accettare la svolta di Occhetto con la formula bisogna vivere nel gorgo. Buongiorno, benvenuti. Grazie. E di che cosa? È un piacere. Vivere nel gorgo, cioè la massa rimane qua, noi dobbiamo stare qua e incidere, eccetera, eccetera, un discorso di questo tipo. Nasce Rifondazione, nasce senza mezzi, dopo un po' di contrattazioni, lasciateci qualche sede, credo che quando faremo la Marcorda alla Bianchini Gianni ricorderà queste vicende, anche altri, insomma. E, con pochissimi mezzi, senza un giornale, senza una struttura organizzata, con tutti i dirigenti e i funzionari, o quasi tutti, che sono passati con il partito, per alcuni anche una questione di lavoro, diciamo, insomma. Tanto che nei primi tempi di Fondazione vi sarà una forte polemica contro il funzionariato, contro questi elementi qua. Nasce in un momento particolarmente difficile, perché nei primi anni 90 accadono tre fattacci che sono tutti negativi, insomma. Uno è che il movimento comunista si trova privo di riferimenti internazionali. Non può dare, come alcuni di noi hanno sempre fatto, giudizi molto negativi sui paesi dell'Est, sull'URSS, anche sulla Cina, ma insomma il movimento comunista è sempre stato avendo un polo internazionale a cui sostanzialmente guardare. Alcuni sostituirono negli anni 60 l'Unione Sovietica alla Cina con un atteggiamento un po' mitico, mistico, a parere mio, no? Mao il presidente, il libretto di Mao, le citazioni, queste robe qua, insomma. Comunque qui manca totalmente una roba di questo tipo. Due, nei primi anni 90 le teorie liberiste sostanzialmente passano con una facilità estrema. Vi ricordate che passa la teoria che c'è troppo pubblico, che bisogna privatizzare. Vorrei ricordare che il decreto di questo governo di due giorni fa è terrificante, perché privatizza tutto quello che può, mette a gara tutto quello che può, e Bonomi ha detto che non è ancora sufficiente perché su alcune questioni non va tanto, insomma, eccetera. Tre, noi abbiamo sempre avuto un paradigma antifascista, no? Anche le forze moderate, insomma, per anni poi magari usavano il fascismo, l'MSI, ma il fascismo era una sorta di religione civile, l'antifascismo, insomma, in questo paese. Qui viene invece assolutamente sdoganato, vi ricordate, il fascismo nei primi anni 90. Sono le accuse al movimento partigiano, al di là di singoli fatti che devono essere per carità studiati, valutati, c'è la famosa dichiarazione che Violante fa sui ragazzi di Salò, c'è il fatto che, vi ricordate, Berlusconi si vanta ancora oggi di aver portato i fascisti al governo per la prima volta nel 1994, dopo la dichiarazione dell'anno prima, io Roma voterei Fini, no, nel ballottaggio, eccetera, eccetera. Fatto più drammatico, quello che secondo me incide molto fortemente sulla possibilità di alternativa a questo paese, a livello locale, a livello nazionale, è il bipolarismo coatto che viene introdotto sostanzialmente. Un demagogo da strapazzo che si chiama Mario Segni, figlio di tanto padre, che negli anni 60 ne fece di cotte e di crude, lancia questo referendum, ottiene l'appoggio del Partito Radicale in modo virulento, Pannella, purtroppo del appena nato PDS, Occhetto, l'appoggio della destra che dice: oh, finalmente noi possiamo entrare in gioco attraverso questo tipo. Il paese è in
una condizione molto difficile, per cui si attribuisce al meccanismo elettorale tutto il male che nel paese esiste, perché le cose vanno male, perché i partiti sono fondamentali. Vi ricordate che la campagna era: i partiti saranno solamente due, i candidati saranno due, tu ne leggi uno, ma se non va bene sei tu che lo cambi. Ci sarà finalmente un meccanismo politico cui ci sarà il controllo sui parlamentari, eccetera, eccetera. 82% circa vota questa roba qua, noi disperatamente tentiamo. Libertini colse molto bene, perché muore poco dopo, insomma, colse molto bene il dramma di questa faccenda, il dramma che avrebbe portato un sistema bipolare di questo tipo. Senza fare miti sul PC, ricordiamo che il PC si scioglie nel 1991. Nel 1991 è il primo caso in cui il partito che si dice suo erede, il PDS, accetta una guerra internazionale, la prima guerra del Golfo, con i risultati magnifici che ognuno può vedere. L'anno dopo, 1992-93, viene massacrata la Scala Mobile, per cui adesso i prezzi aumentano nella misura che tutti stiamo vedendo, e tra pochi mesi sarà peggio. Non c'è più neanche un meccanismo di parziale difesa che la Scala Mobile garantiva. Nel 93 viene massacrata la legge elettorale, parte questo giochetto per cui hai prima il Mattarellum, poi l'Italicum, il Porcellum, tutte queste vicende qua, e si discute su queste scemate, no? Su tattichine elettorali, 60%, 65% e altre faccende di questo tipo, in cui tutte le ipotesi occhettiane falliscono miseramente. Occhetto parte dicendo due cose: non c'è più il bipolarismo nel mondo fra Unione Sovietica e Stati Uniti, quindi tutti i mezzi che erano stati destinati alle spese militari potranno ora essere destinati ad altri fini. Fa esempi: saranno destinati alla fame nel mondo, saranno destinati alle grandi questioni ecologiche del mondo, vallo a dire a Bolsonaro, Salvini e altri, insomma. C'è addirittura un comitato centrale che lui apre dicendo: risolveremo i problemi della foresta amazzonica, che sembra quasi una barzelletta, neanche Guzzanti arriva tanto, insomma. Ora, c'è quindi questa idea del due: il bipolarismo, la fine del bipolarismo internazionale porterà un clima diverso in Italia, per cui si creeranno una destra democratica e liberale e una sinistra moderata, che si alterneranno al governo in un gioco di alternanza sostanzialmente, no? Questa palla della destra democratica ritorna continuamente, insomma. È tornata anni fa con Fini, c'era la speranza che Fini facesse una destra liberale, europea e democratica, abbiamo visto com'è finita, ma continua a tornare anche ora. C'è stata un'intervista di Bersani, che è anche simpatico alla TV, qualche sera fa. A Bersani ha chiesto: ma la candidatura a Berlusconi alla presidenza? Uno dovrebbe dire: buon Dio, un individuo del genere dovrebbe neanche fare, non lo so, il lavoro più... Adesso, tutti i lavori, insomma, dovrebbe neanche avere un incarico nell'assemblea di condominio, ecco, tanto per intenderci. E Bersani ha ritirato fuori la tiritera che dobbiamo costruire, bisogna che in Italia si costruisca come in altri paesi una destra democratica, liberale, europea, eccetera, eccetera, quando mi sembra che stia credendo il contrario. Comunque, insomma, tornano queste robe, insomma. Quindi Rifondazione nasce con queste difficoltà terrificanti. Io credo che quella del sistema elettorale sia quella che l'ha maggiormente massacrata. Se pensiamo che quasi tutte le scissioni, sapete che abbiamo un record internazionale delle scissioni, spaccature, divisioni, nascono in particolare per questo fatto, insomma. Nasce quindi anche con delle differenze interne che sono molto nette. Cossutta intelligentemente capisce di non poter fare segretario, il primo segretario sarà Sergio Garavini, che ha una storia diversa, un'esperienza sindacale molto importante. Il sindacato torinese ha delle caratteristiche particolari anche rispetto a altri, è stato uno dei sindacati più avanzati a livello nazionale da sempre, insomma. E Garavini verrà deposto 2 anni dopo,
con l'accusa di voler avere una rifondazione troppo vicina ad altre formazioni politiche, Verdi, Rete, Sinistra, PDS e altro, insomma. I giudizi possono naturalmente essere diversi su questa roba, insomma. La figura di Cossutta emerge come la figura sostanzialmente centrale, è l'unico che abbia una struttura sua propria, no? Lui aveva costruito ancora ai tempi del PC un po' dappertutto una serie di riferimenti politici, credo che anche a Genova ci fossero nel PC di allora quelli che venivano chiamati cossutiani e che si riferivano a questa componente a livello nazionale. Cossutta appunto dopo l'operazione, dopo aver deposto sostanzialmente Garavini, piega sulla ipotesi di fare segretario Bertinotti. Bertinotti, ognuno ricorda le grandi capacità mediatiche, il fatto che costituisca una innovazione indubbia rispetto, no, a una tradizione precedente, che abbia un linguaggio un po' diverso rispetto a altri, che abbia questo impatto fortissimo sulle TV, che abbia la grande capacità di volere una rifondazione che rompa con alcuni tabù del passato e che guardi molto fortemente ai movimenti che si manifestano nella società, ecologismo, questione di genere, pacifismo e altro, che hanno oggettivamente un peso piuttosto netto nei primi anni 2000. Questo secondo libro parte proprio raccontando le giornate di Genova, che non sono solo gli scontri o purtroppo Carlo Giuliani ucciso e altro, ma che sono altre cose, insomma, che sono le grandi tematiche che infatti, insomma, che Genova sollevò in quel tempo. Sono le questioni ecologiche che si stanno manifestando e insomma, rendendo evidenti oggi, le grandi questioni del rapporto fra nord e sud del mondo e anche all'interno dei singoli paesi la discrepanza sempre maggiore fra una piccola parte che è sempre più ricca e una parte sempre maggiore che invece è sempre più povera, insomma. I dati statistici sono dati inoppugnabili, che non solo in Italia, ma insomma, globalmente anche in altri paesi. C'è in Bertinotti una serie di elementi che credo devono essere valutati negativamente, anche, insomma, poi ognuno può dare il giudizio che vuole. Il primo è che noi abbiamo vissuto una serie di modificazioni di linea, di salti eccetera eccetera, senza che mai questi siano avvenuti con una discussione sufficiente e sempre con un discorso che calava sulle sezioni, sulle federazioni, sugli iscritti in modo piuttosto pesante. Vi ricordate che nel 93 cacciano Garavini perché vuole fare le alleanze con Verdi, Rete, Sinistra, PDS, 6 mesi dopo facciamo l'alleanza progressista, la gloriosa armata di Achille Occhetto, vi ricordate? Nel 95 andiamo alle elezioni per i fatti nostri, nel 96 c'è l'accordo tecnico elettorale, la cosiddetta desistenza. Nel 98 si rompe. Bertinotti parlerà di una nuova rifondazione nata da questa spaccatura, da questa rottura con il governo Prodi. A me è successo qui, mi conosce poca gente, dove stavo prima ogni tanto mi brancavano, voi avete fatto cadere Prodi, avete fatto vincere Berlusconi, dimenticando che dopo Prodi arrivò D'Alema al governo che bombardò la Jugoslavia, ricordiamoci, abbiamo fra i tanti crimini anche quello. Ma comunque, insomma, a parte questo, fece questo atto di rottura. Nel 2000 nuove alleanze elettorali alle regionali dappertutto, nel 2001 opposizione autonoma alle elezioni politiche, nel 2003 una nuova svolta, vi ricordate? È uno dei fatti forse più netti. Noi facemmo allora con alcuni sindacati di base, con, insomma, un referendum sulla questione famosa dell'articolo 18, la richiesta di estensione di diritti sindacali anche a
nei luoghi di lavoro con meno di 15 dipendenti, insomma. Fummo massacrati da stampa, dal silenzio televisivo, questo referendum, insomma. Fummo massacrati da tutti i partiti che lanciarono alte proteste dicendo che qualora fosse passata questa roba sarebbero stati costretti a licenziare, che la disoccupazione sarebbe cresciuta. Capita sempre, no? Togli la scala mobile così hai più occupazione, massacri l'articolo 18, hai più occupazione. Fai adesso quello che è successo alcuni mesi fa, a luglio, libertà di licenziamento, così avrai più occupazione. Aumenti l'età pensionabile, avrai più giovani occupati. Non so, non riesco a capire quale logica ci sia, ma insomma, così è. Guardate cosa scrivono, la lettera che Fornero ha fatto a Landini, comparsa sulla stampa in prima pagina, è un modello proprio da questo punto di vista, insomma. Comunque, c'è questa roba qua, ecco. Allora, noi abbiamo fatto questo referendum ha avuto un successo netto, ha votato il 25%. Sapete che un 30-40% non vota di suo, se poi a questo si aggiunge che partiti, potentati, economico-mediatici aggiungono la propria voce, chiaramente arrivi a risultati di quel tipo. Se vi ricordate, arrivò anche al 25% un referendum che facemmo nell'anno 2005 su alcune questioni etiche legate a, no, che fu massacrato dalla Chiesa Cattolica e da altri in modo molto netto. Ecco, Bertinotti, davanti a questo insuccesso, dice occorre una svolta politica molto netta, noi non possiamo continuare a rimanere esterni all'alleanza di centro-sinistra, dobbiamo fare parte anche noi di questa alleanza. Il ragionamento che fa è quello che Rifondazione sarà il tramite all'interno dei governi di centro-sinistra delle spinte di movimento che sono presenti nella società. Ricordate che il 2001 è Genova, poco dopo c'è Firenze, ci fu una manifestazione grandiosa a Firenze in cui Rifondazione fu al centro, l'intervento di Bertinotti alla Fortezza di Basso fu un proclama e fu accolto da applausi scroscianti, sostegni da parte di settori di movimento importanti. Nel 2003 c'è stata la più grande manifestazione contro la guerra avvenuta nel mondo. Un giornale scrisse il movimento no global, come viene comunemente chiamato, o new global, come forse è meglio chiamarlo, è la seconda potenza del mondo, no? Qualcuno di noi disse, se siamo la seconda potenza del mondo dobbiamo darci forme organizzative permanenti, come diceva Secchia, io non amo particolarmente Pietro Secchia, ma ad ogni parrocchia deve corrispondere una sezione di partito, vi ricordate? A ogni campanile ci deve essere una sezione, e quindi avremmo dovuto fare questo, un movimento di quel tipo avrebbe dovuto avere strutture, avrebbe dovuto avere continuità, non spaccarsi perché uno è cattolico o l'altro non è cattolico, altre forme del genere che sono purtroppo avvenute. E insomma, Bertinotti compie questa svolta. Sapete che Rifondazione va alle politiche dell'anno 2006 con un risultato decoroso, il 6%, e iniziano alcune sofferenze di non poco conto. Nel libro c'è un capitolo proprio su questi dolori che durano circa 2 anni. No? Siamo andati al governo essendoci massacrati nello scrivere un programma che non ricordo se fosse di 230 o di 270 pagine, insomma. Con difficoltà molto grosse all'interno, perché ricordate che l'alleanza arrivava a dei figuri come Mastella e Dini, tanto per intenderci, no? Insigni progressisti, eccetera. In questo programma si era insistito in particolare su 3 temi, noi avevamo detto cancellare, ma la parola cancellare non si poteva usare. Allora nel programma finale si usò la parola superare, no? Perché 3 leggi simbolo dei 5 anni di Berlusconi, che erano stati un disastro atroce per questo paese, insomma. 1, la legge Bossi-Fini, che sapete
è ancora oggi vigente, poi insomma Minniti non è che l'abbia migliorata particolarmente, mi sembra, se posso fare una battuta. Due, la legge 30 al lavoro, c'era l'impegno a modificare le leggi berlusconiane sul lavoro, non si è mossa foglia. Tre, la legge Moratti sulla scuola, anche qui non si è mossa foglia e addirittura negli anni renziani la scuola è stata ulteriormente peggiorata perché è prevalsa ancora maggiormente una logica aziendalistica all'interno della scuola. L'ho già detto una volta, ma la dichiarazione che il ministro Bianchi ha fatto alcuni giorni fa, in cui nella scuola bisogna superare alcuni elementi culturali, perché bisogna introdurre maggiormente elementi, diciamo, aziendalistici, che vuol dire, insomma, bisogna imparare l'informatica, come il nostro segretario, no? Altre robe sono abbastanza inutili, fanno perdere tempo, insomma, è inutile avere gente che magari ama l'arte o studia la filosofia o queste cose che non servono a caso, ecco, o che cita magari poeti latini, greci o queste robe qua. Ecco, ma, queste tre, noi siamo rimasti lì per circa due anni bloccati su questo, e vi ricordate che uno dei fatti più tragici fu che nel 2007 la Rifondazione fu messa davanti al ricatto terrificante: devi votare i bilanci militari, eccetera eccetera, perché sennò il governo cade e la destra vince, con contraddizioni di non poco conto, che chiunque sia stato consigliere anche conosce benissimo. Insomma, mi sono trovato consigliere in Piemonte, c'era una legge sulla scuola che era molto buona su alcuni punti, ma che prevedeva finanziamento alle scuole private, e quando ho detto alla Presidente che non volevo votare questa roba qua, lei mi ha detto: producete la crisi di maggioranza, perché mi sono salvato l'anima non votando gli articoli che prevedevano il finanziamento. Salvarsi l'anima individualmente non vuol dire una cipicchia, insomma, perché le cose poi sono in quel modo. E, insomma, quindi c'è stata una serie di contraddizioni di questo tipo. In questa ultima fase la scissione di Cossutta era già avvenuta nel 1998, si hanno due scissioni numericamente minori, quella di Marco Ferrando che dà vita al PCL, forse il simbolo l'avete visto, insomma, e quella di Sinistra Critica, che poi a sua volta cambierà nome, diventerà Sinistra Anticapitalista e altro, che nascono proprio dal, diciamo, rifiuto di accettare una logica governativa di questo tipo. Altre scissioni erano avvenute per il motivo opposto. Ricordiamo che il primo segretario Garavini, Castellini e Magri se ne andarono nel 1995 davanti all'opposizione al governo Dini, sostenendo che occorresse verso il governo Dini avere un atteggiamento diverso, perché Dini non era Berlusconi, eccetera, eccetera. E nel 98 Cossutta se ne andò, e io ricordo sempre che uno dei maggiori artefici della rottura fu Marco Rizzo, cosa che oggi è dimenticata da tutti. Allora, beh, da me, da te, ma noi non contiamo, insomma. Nessuno, insomma, fu Marco Rizzo che era il più acceso sostenitore della necessità di rimanere nei governi di centro-sinistra, e accusava molto fortemente Rifondazione di essere invece contraria a questo, quindi di fare il gioco della destra, di voler fare vincere la destra. La formula di Cossutta, ve la ricordate? Tirare la corda senza spezzarla, vi ricordate? Noi dobbiamo all'interno del governo spingere, 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 ma senza produrre rotture nel governo stesso. Sapete come sono andate le cose, insomma, negli anni c'è anche l'idea, il tentativo sostanzialmente di superare sostanzialmente Rifondazione come formazione che si riferisce al comunismo rinnovato, modificato, critico, eccetera, eccetera, per arrivare a una forza che tagli completamente le radici con questo. Io sono convinto che la lista di NSU, cui fui radicalmente contrario allora, 2008, avesse questa ambizione. Sapete che c'erano già di fatto le idee di sciogliere i vari partiti che ne facevano parte.
No, NSU 79, scusa, un'altra cagata a cui furia furia il contrario, ma possiamo fare un elenco. Sinistra arcobaleno, chiedo proprio scusa. Jesus spiegabile. Insomma, c'era l'idea di superare sostanzialmente, insomma, i partiti che allora avevano ancora una dimensione, la fondazione aveva circa 100.000 tesserati allora, credo che il PDC ne avesse 20-30.000 i Verdi, insomma, per arrivare a una formazione complessiva di sinistra, ma che tagliasse le radici rispetto alla storia, a tutto quanto quello che c'era alle spalle. E la posizione che sostiene Nichi Vendola, no, nell'anno 2008, si va a un congresso molto teso in cui Vendola perde per pochi voti. Sapete che dopo questa sconfitta Vendola è un nome che la rifondazione è impronunciabile, Migliore, Gennaro Migliore, lasciano rifondazione, formano SEL, dando vita poi a tutta quella filiera che porterà all'EUA, Sinistra Italiana, eccetera, eccetera. Rifondazione tenta disperatamente dopo il 2008 una qualche resistenza, la formula fu dal basso a sinistra, io chiamo il cammino nel deserto, come quello che gli ebrei fecero dall'Egitto per cercare di andare alla terra santa, insomma, per tornare alla propria terra. È un cammino difficilissimo, privo completamente di mezzi, privo completamente di qualunque audience, no? Se voi chiedete alle persone in giro, mi dicono rifondazione, ma credevo che fosse morta, c'era quando c'era Bertinotti, insomma, perché non abbiamo mai avuto un secondo, né noi né altri, per carità, di presenza televisiva sui vari giornali o altro, insomma, c'è stato un congresso, il Manifesto ha fatto qualche piccolo articolo, Repubblica ha fatto un articolo dicendo avevano l'8,4, ora hanno lo 0,5, le TV non hanno dato notizia sostanzialmente. Anche questi tentativi successivi, a parere mio, insomma, adesso non ne parlo nel libro che finisce con l'anno 2011, quando il nostro giornale Liberazione chiude, dopo aver avuto anche una fase abbastanza positiva con la direzione di Sandro Curzi, che forse alcuni di voi ricordano, insomma, giornalista televisivo importante, militante comunista, fin da quando era un ragazzino e altro, avendo poi avuto una direzione successiva, molto discutibile a parere mio, che anche qui era una direzione che cercava a volte toni un po' scandalistici, ma non aveva mai alcuni temi centrali, no? Il lavoro, la questione del partito scomparivano completamente nella direzione di Sansonetti davanti a una serie di altre tematiche. Poi lui ha continuato con altri giornali più o meno con lo stesso stile, con lo stesso modo, ecco. Il libro si chiude in questo modo, ma anche gli anni successivi hanno manifestato questi elementi di grandissima difficoltà. Ne abbiamo tentato con il PDC di dare vita a un affare che mi ha chiamato Federazione della Sinistra. Federazione della Sinistra è morta perché l'allora segretario del PDC Di Liberto decise davanti alle primarie del Partito Democratico, di fatto, che dovevamo partecipare alle primarie del Partito Democratico votando Nichi Vendola al primo turno e Bersani al secondo turno. Parentesi locale, i due consiglieri regionali eletti a Genova, che avrebbero potuto dare un contributo a mantenere in piedi questa baracca sotto ogni punto di vista, anche perché un consigliere regionale guadagna 10.000 euro al mese. Sì. Maria De Filippi guadagna 10 milioni all'anno di euro, ma il consigliere regionale guadagna 10.000 euro al mese. E insomma, anche loro decisero purtroppo una scelta di questo tipo. Ancora una volta la tiritera, insomma, della necessità di unità, prevalse ed è l'elemento che ha sempre caratterizzato, ha sempre massacrato sostanzialmente questo partito. Il libro, ripeto, insomma, ha semplicemente il tentativo, insomma, di raccontare questi fatti senza fare il tifo per uno, per l'altro, eccetera. Io penso che, insomma,
nella situazione in cui siamo sia un piccolo tentativo. Adesso andrò a fare un po' di tour in Italia da alcune parti, per carità, di fare conoscere questi fatti che sono abbastanza dimenticati. Ho due piccole introduzioni di due dirigenti nazionali, l'uno e l'altro dicono insomma che questi fatti raccontati hanno un senso, perché molto spesso vengono dimenticati, sovrapposti, confusi, eccetera. Il semplice rimetterli in fila ha un qualche significato, insomma. La questione davanti a cui siamo è evidentemente insomma quella di una difficoltà enorme per ogni forza di opposizione, di una situazione drammatica in cui siamo, in cui le politiche, a parere mio, profondamente antipopolari di questo governo passano in secondo piano davanti al timore che possa esserci un'alternativa di destra. Un governo che ha liberalizzato i licenziamenti a giugno, un governo che ha adesso fatto questo decreto terrificante che vede crescere i prezzi in modo netto, che sta massacrando di nuovo il regime pensionistico, tornando alla riforma Fornero che era stata parzialmente corretta alcuni anni fa, non vede sostanzialmente una forma di opposizione sufficiente. Insomma, questo, anche le politiche sindacali mi sembrano una passività enorme, il fatto che la CGIL non muova foglia, continua a dire potremmo anche indire uno sciopero, è un rinvio continuo che non ha proprio senso. Ecco, CISL e UIL non si muovono, muoviti tu, insomma, sostanzialmente cerca di dare un segno di un qualche tipo. Il libro non, ripeto, non ha alcuno spirito di parte, non fa propagande di alcun genere, ha solo la funzione di cercare di rimettere insieme le cose. Non so se sono riuscito a chiarirlo in piccola o in parziale parte, semmai ditemi liberamente, insomma. No, scusate. Scusa Sergio, mi dica. Io sono molesto con questo partito perché non ha mai fatto un congresso di partito, ma sempre un congresso di correnti. Le correnti scientificamente sono molto importanti. Guardiamo in natura, se non ci sono correnti c'è una stasi e se c'è una stasi c'è un ristagno, e quindi è incredibile. Le correnti sono quelle che muovono. Ma le correnti devono entrare in dialogo, devono comunicare tra di loro per muovere l'aria, anche quelle scientifiche, anche quelle naturali, no? Devono comunicare tra di loro e devono tra di loro scegliere il meglio in quel momento storico. Noi non abbiamo mai fatto, purtroppo, congressi di partito, sempre congressi di parenti, di correnti. Cosa ne pensi? Non cosa ne pensi, come la puoi mettere sul tavolo? Ma è un dato, nasce anche dal modo in cui Rifondazione è nata, no? Rifondazione nasce come un intreccio male. Poteva non nascere se non mettendo insieme delle robe diverse. C'è un libro di un tale che si chiama Galante, un personaggio che io non amo particolarmente, un tizio di Padova, è stato segretario a Padova, che dice sostanzialmente: Rifondazione sarebbe stata una bellissima cosa se ci fosse stata la corrente kossuthiana, perché la vera Rifondazione era quella kossuthiana. All'interno di questa roba ci sono due elementi spuri. Uno, il primo segretario, Garavini, che porta all'interno di questa roba una confusione, eccetera. Due DP. Quindi i DP sono dei rompicoglioni incredibili che non facevano che fare confusione. È evidente che in questo quadro ci fosse la convinzione che Rifondazione sarebbe dovuta essere una forza molto strutturata sul modello di un PC, diciamo anni 40-50, con un rapporto internazionale molto legato al socialismo storico, così come si è manifestato nei paesi dell'est e altro, quindi anche con una lettura internazionale di quel tipo. Le Rifondazioni convergono altre formazioni. Nello stesso PC
arrivano in Rifondazione elementi che erano completamente diversi. Tutta la storia della cosiddetta sinistra ingraiana, senza farne il mito, perché Ingrao ha perso tutte le occasioni nella propria vita, no? Se n'è anche pentito poi negli ultimi anni, insomma, così è stato. Era una roba molto diversa rispetto alla formazione kossuthiana. Garavini è uno che nel 1956 fu critico sull'invasione dell'Ungheria nel 1956, per esempio. Era uno che a livello sindacale a Torino aveva portato nella CGIL delle innovazioni molto importanti. Arriva DP, che era anche lì una roba, insomma, completamente diversa, che parlava di tematiche diverse. DP aveva introdotto molto fortemente in Italia la questione dell'antinucleare, quando i partiti di sinistra in Italia erano molto legati, per esempio, alla concezione che ci volesse un nucleare limitato, controllato, eccetera, eccetera, ma che ci volesse. Arrivano, insomma, elementi di vario genere. Nella storia di Rifondazione c'è gente che entra in Rifondazione nella convinzione... No, grazie, grazie mille. Piacere. Però il libro si può avere? Il libro si può avere, cazzo, ci mancherebbe. Così magari... Devo recuperare 2.300 euro. Quanto ti devo? 15 euro. E quindi, insomma, ci sono tutti questi elementi che convergono.